la parola alla dottoressa Capacchione. Sto cercando di riprendermi un po' dallo stato di commozione, perché veramente è stato molto molto intenso. Volevo fare il passaggio tanto per chiarire bene questo preciso momento che significa qua. Approfitto prima di dire e di farvi lasciare qualche riflessione, di ringraziare tutti i presenti. Non lo faccio individualmente perché correrei il rischio di dimenticare qualcuno, ma veramente è un parterre molto molto importante, molto variegato. Noto che abbiamo avuto i saluti dell'amministrazione, c'è qui anche l'assessore che ci fa molto piacere perché lei rappresenta le varie opportunità qui nel territorio di Cracovia, e poi abbiamo oltre le istituzioni, le autorità, abbiamo l'onorevole Colosimo, che insomma qui sono passati già i ringraziamenti, tra poco arriverà l'onorevole Pizzaposta, la quale ha qualche problema di percorribilità, però sarà qui breve tempo vedrete. Poi ringraziamo tutte le associazioni, i sindacati presenti, la protezione civile, la stampa, gli alunni, i docenti, tutti quanti veramente direttamente e indirettamente hanno contribuito a questo momento. Il comitato promotore. Il comitato promotore è un'idea che è partita il 3 che prima ci ha presentato noi tre, ma insieme a noi c'è anche Antonio Taverna e c'è anche Valentina Pagliese. Come è stato già detto precedentemente, noi abbiamo pensato a questa iniziativa come Marco Donna. Assolutamente non abbiamo pensato al momento, non abbiamo pensato che la donna si debba ricordare, si debba commemorare in un'unica giornata o anche in un suo mese. Però ci è sembrato opportuno creare questa sorta di avvicinamento a quella che è una commemorazione storica delle grandi battaglie che la donna ha percorso nei tempi con grande sacrificio, e andare a fare oggi un bilancio di genere. Dicevano bene sia il preside che la dottoressa Capacchione, qua non stiamo parlando in una prospettiva professionista rispetto a quelle che sono le diversità e le differenze. La nostra prospettiva è una prospettiva di complementarità, cioè vogliamo capire quanto due generi, perché sono due mondi, insomma, due espressioni, quello donna e quello femminile e quello maschile, contribuiscano nella vita quotidiana dei loro ruoli all'impegno, a un'idea di quello che può essere, guardando in avanti, in questo momento di grande crisi economica, sociale, politica, una idea per rilanciare una crescita, per rilanciare lo sviluppo nel nostro paese. E questa forse oggi è la nostra sfida. La donna che comunque ha manifestato nel merito delle competenze di essere tutti i giorni, qui abbiamo delle grandi testimonianze, siamo partiti da Concetta insieme ad altre donne, Lea, Giuseppina, tanto per dire qualche nome, ha saputo ribellarsi, ha saputo dire no alla mafia, ad uno presto, ha portato avanti una sfida, e noi dobbiamo fare in modo che questo uno presto non aumenti ancora di costo, con l'oblio, con la dimenticanza. Ecco perché oggi siamo qui. Siamo qui per far capire quanto una testimonianza diretta che abbiamo oggi, abbiamo l'onore di avere al tavolo la dottoressa Capacchione, che con il giornalismo, il suo impegno e i territori di frontiera, territori molto difficili per combattere, per cercare di difendere la legalità in questi nostri territori di frontiera, dove purtroppo il degrado economico, sociale, fa in modo che si annidino quelle culture illecite con cui quotidianamente facciamo i nostri conti. E allora se la donna è comunque una donna, è comunque la persona che alla stessa volta, allo stesso modo e negli stessi tempi dell'uomo lavora, lotta, si sacrifica, non è forse opportuno andare un po' a riguardare dal punto di vista della distribuzione sociale, dell'equità sociale, quanto si faccia oggi in virtù di bilancio di genere? Perché la distribuzione di risorse, la distribuzione economica, la distribuzione di opportunità serve
piace non alla donna, serve a tutta la società. Ecco, oggi dicevamo, il Comitato ha cercato di dare una dimostrazione che un lavoro in rete, fatto di risorse trasversali, fatto di risorse che si muovono in territori trasversali, che però hanno questo unico denominatore, cioè il degrado, cioè il populismo, possano insieme cercare di portare avanti un principio, quello di proporci in prima linea come persone che cercano di dare qualcosa alla società, che cercano di riscattare quello che è lo sviluppo del nostro paese. Questa iniziativa non si compie qui. Oggi è la prima di tre iniziative. Abbiamo il giorno 18 alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe ad Arpino, via Nazionale delle Puglie, una messa a suffragio delle cadute sul lavoro e delle vittime di violenza. E poi ancora il giorno 21 presso la CGL via Salura, Titel di Apuccini, ci sarà un momento un po' più monotematico: donne, lavoro e formazione. Vi ringrazio, passo la parola alla dottoressa.